violenza sulle donne è un fenomeno che stiamo vedendo, è un fenomeno ingente. La Lombardia è una delle regioni che ha i dati più preoccupanti. Regione Lombardia promuove un'iniziativa, una tra le tante possibili, per contrastare questo fenomeno. Sì, in effetti sono ben 44 le iniziative che negli ultimi 2 anni Regione Lombardia ha promosso. Questa è l'ultima, parliamo appunto di Donne in Rosa. Dare una consapevolezza del proprio corpo, che significa essere anche più forti psicologicamente, alle donne che possono essere vittime appunto di un gesto malsano da parte degli uomini. Purtroppo le donne, lo vediamo quotidianamente, sono oggetto di violenza, sono oggetto di maltrattamenti fuori casa e soprattutto dentro casa. C'è da dire una cosa, che l'aggressore è forte, l'aggressore sa quello che sta facendo. La donna che appunto è aggredita non è pronta, non è preparata proprio anche a difendersi. Ecco, attraverso lo sport la donna deve essere più forte, sapere come comportarsi in un momento di aggressione. È pur vero che i centri antiviolenza già prevedono dei corsi sportivi per l'autodifesa. Noi integriamo appunto i già numerosi corsi con questo specifico. Teniamo conto che Regione Lombardia ha bisogno di azioni forti, soprattutto per quanto riguarda il numero dei centri antiviolenza. In base al numero degli abitanti della nostra regione dovremmo avere oltre 200 centri, possiamo avvalerci solo di 16 centri antiviolenza, perciò il lavoro da fare è tantissimo e cercheremo appunto in questi anni di dare delle risposte vere e concrete a tutte le associazioni che si muovono per le donne. Assessore, lo sport può diventare anche un'arma, uno strumento di difesa per le donne? Assolutamente sì, innanzitutto prendi anche consapevolezza della potenzialità del tuo fisico, e quando ti trovi in determinate situazioni puoi anche reagire in determinato modo. Ovviamente con questi corsi non si risolve il problema della violenza sulle donne, anzi bisognerebbe, però si dà una mano diciamo alle donne. Bisognerebbe aumentare la cultura per lo sport, perché lo sport insegna il rispetto innanzitutto per il proprio corpo, ma anche per le regole e per l'avversario. Quindi io credo che uno sportivo raramente, anzi è impossibile che uno sportivo metta le mani addosso a una persona, soprattutto a una donna. Quindi proprio il compito del mio assessorato è quello di aumentare la cultura sportiva. Da settembre iniziano i corsi a partire da Milano, poi in tutte le province lombarde c'è anche un numero verde. Sì, sì, contemporaneamente in tutti i capoluoghi della regione, dai primi di settembre parte questo corso di 8 lezioni completamente gratuite. Ogni corso ha un minimo di 30 o un massimo di 50 persone, e praticamente in ogni città, nei due parchi, vengono svolte questi corsi. A Milano verranno svolti nella nostra piazza, in piazza Città di Lombardia, e pensiamo di fare anzi qualche lezione, se il tempo ce lo permette, sul bellissimo terrazzo. Ed è anche bello per le altre città, in ogni caso, vivere in un modo così anche sportivo i nostri parchi.